Mappe dell'astrazione propone una ricognizione nell'arcipelago delle ricerche aniconiche del secondo Novecento e si focalizza su artisti e vicende che hanno avuto come teatro principale il Friuli Venezia Giulia. La mostra si divide in tre sezioni, affidate a tre giovanissimi curatori che si sono focalizzati su tre problemi dell'astrazione contemporanea. Si parte dalla scultura e dal problema del rapporto fra struttura architettonica e volume. Poi si passa alla pittura, attraverso la storia di un gruppo attivo all'inizio degli anni Ottanta. E si finisce con l'esempio di due artisti che hanno fatto del disegno geometrico una marca caratterizzante del loro lavoro. È una mostra quasi esclusivamente in bianco e nero, fondata sui valori di composizione e di forma. Ma è anche una mostra in cui le opere si mettono in dialogo con gli antichi luoghi che la ospitano e stabiliscono un nuovo dialogo fra nuovi sguardi e antiche stanze. La prima sezione della mostra è dedicata alla scultura astratta ed in particolare presenta opere di Claudio Borghi e Nane Zavagno, esposte rispettivamente nelle due sedi della Chiesa di Santa Maria dei Battuti e del piano terra dell'Ospedale dei Battuti. Ci troviamo quindi ora in chiesa, dove la ricerca artistica di Claudio Borghi è presentata con un unico gruppo scultoreo dal titolo Eisnes Frontone. Lo scultore astratto si inserisce in una tradizione lombarda che negli anni ha riflettuto su forme semplici, di vocazione architettonica, senza però mai rinunciare al rapporto con lo spazio circostante e la natura. L'opera qui esposta è formata da quattro strutture, le cui superfici realizzate in acciaio corten sono saldate tra loro a formare piani sovrapposti di volumi cubici. Le quattro sezioni, irregolari e inclinate, sono però pensate per essere eventualmente avvicinate a formare un timpano ideale, proprio come suggerito dal titolo. Esposte quindi all'interno del tempio moderno, la chiesa, queste sculture si rifanno all'idea del frontone dell'antico tempio greco. Ciascun frammento gode però di una propria autonomia e ciò permette di esporre ogni elemento in maniera libera alla ricerca della propria espressione nello spazio. Le sculture di Borghi sono quindi in relazione tra loro, all'interno di un ambiente pregnante e significativo, in cui entrano in dialogo non solo con lo spettatore, ma soprattutto con le pitture di Pomponio Amalteo. La chiesa di Santa Maria dei Battuti è un pregevole edificio di culto risalente al XV secolo. Di particolare rilievo è la zona absidale, in cui si può ammirare un ciclo di affreschi a tema mariano, con le storie della Vergine sulle pareti del coro e l'Ascensione in gloria sulla cupola. Autore del ciclo è Pomponio Amalteo, pittore allievo ed erede del Pordenone, che li esegue a partire dal 1535. La decorazione parietale rappresenta forse l'opera più importante dell'artista, per la quale verrà lodato anche dal Vasari. L'edificio sacro è parte del complesso cosiddetto dei Battuti, dal nome della confraternita che lo amministrava, praticandovi opere di assistenza ad ammalati e pellegrini. Il nucleo originario del complesso è costituito da un'altra chiesa, più antica, risalente al XIV secolo, che svolgeva le duplici funzioni di cappella e ospedale. Anche la zona absidale dell'antica chiesa era riccamente decorata, come testimoniano le tracce di affreschi trecenteschi ancora oggi visibili.
In seguito alla costruzione di un nuovo edificio di culto, il vecchio assume unicamente la destinazione ospedaliera. Nei secoli successivi l'antico ospedale verrà ampliato per potenziare l'attività di ricovero dei bisognosi, diventando così vero e proprio palinsesto architettonico. Ci troviamo ora al piano terra dell'ospedale dei Battuti, dove la sezione di scultura astratta prosegue con la sala dedicata all'artista friulano Nane Zavagno e la sua lunga e poliedrica carriera. La sala testimonia non solo la sua attività scultorea, ma anche quella pittorica, permettendo così di mettere a confronto fra loro opere realizzate su differenti supporti, evidenziandone così anche eventuali convergenze e similitudini. Fulcro prospettico e visivo dell'esposizione è la scultura realizzata nel 2001. L'opera si compone di tre blocchi modulari dai volumi geometrici ben definiti e realizzati tramite un reticolo metallico. Le strutture sono definite da regolari linee rette e curve a formare elementi di dimensioni differenti, quasi a suggerire le componenti di un nucleo familiare, tradotte però nelle forme più astratte della scultura. Il dato sicuramente più suggestivo e personale dell'opera consiste nel contrasto tra la struttura volumetrica dell'insieme e la trasparenza della superficie. Questa permette una totale permeabilità, facendo sì che l'occhio dello spettatore attraversi la struttura stessa, mettendola in diretta relazione con lo spazio che la circonda. La texture dell'opera fa sì quindi che si crei un dialogo complesso con la luce e con lo sguardo dello spettatore, per un risultato che è in continuo divenire. La stessa monumentalità raggiunta da Zavagno nelle sue sculture viene ricercata dall'autore anche in pittura. Le sue sperimentazioni con l'acrilico su tela non si discostano quindi da quanto ricercato e inseguito nella terza dimensione. Come possiamo notare dai due dipinti esposti in mostra, le stesse strutture volumetriche e monumentali che incontriamo in scultura vengono trasferite dall'artista sullo spazio bidimensionale della tela ed appiattite nella bicromia del bianco e nero. Le forme geometriche, quasi architettoniche, create da Zavagno, entrano nei suoi dipinti ancora una volta in dialogo con una tendenza all'organicità. La scultura in metallo nasce per via di assemblaggio, saldando fra loro lamiere sagomate. Anche la pittura, tuttavia, può ambire ad arrivare a raggiungere lo stesso livello plastico. Certe forme o certe sagome o certi reticoli sembrano staccarsi dal fondo e muoversi verso uno spazio tridimensionale. Il viaggio all'interno delle mappe dell'astrazione prosegue qui, al primo piano dell'antico ospedale dei Battuti, le cui sale accolgono le opere di tre protagonisti dell'astrazione povera, un movimento artistico romano la cui parabola ha coperto l'intero arco degli anni Ottanta. La peculiare linea di ricerca astratta condotta da questa tendenza era caratterizzata da una pittura essenziale, costituita veramente da pochissimi elementi, e definita addirittura monacale nella sua povertà, e realizzata quasi esclusivamente utilizzando il bianco e il nero. Tutti questi elementi sono visibili nelle opere esposte, realizzate da tre importanti esponenti del gruppo:
Annibal Cunoldi Attems, Bruno Querci e Gianni Asdrubali. Il lavoro di Annibal Cunoldi Attems, artista di origine goriziana ma che vive e lavora da molti anni a Berlino, trova nel disegno e nella grafica le basi fondamentali del suo approccio artistico, e questo fin dai primissimi studi nel settore, compiuti a Parigi nel corso degli anni 70. Con l'avvio degli anni Ottanta, la ricerca di quest'artista si sposta su una linea astratta che punta a una sintesi della struttura scenica e che viene attuata attraverso l'utilizzo di un elemento minimale quale la linea sovrapposta, la linea intersecata. Nello stesso periodo l'artista inizia ad utilizzare anche supporti di grande formato, dove la complessa trama astratta inizia ad assumere anche importanti valenze architettoniche. È il caso ad esempio dell'opera Vitalità, un imponente trittico che si discosta dal rigoroso bianco e nero presente nella sezione per lasciare spazio al binomio bianco-rosso, colore quest'ultimo molto caro all'artista e che viene utilizzato in questo caso per esplicare un altro tipo di contrasto, un contrasto di tipo altro rispetto al classico binomio bianco-nero. Dopo un primo approccio alla pittura in chiave espressionista, l'artista pratese Bruno Querci approda, intorno alla metà degli anni Ottanta, a quelle determinate soluzioni stilistiche che poi perpetuerà lungo tutto l'arco della sua produzione, come ad esempio l'uso sistematico ed esclusivo del binomio bianco-nero. In questa sala è possibile osservare il passaggio da una prima fase dominata da forme arcaiche di orientamento minimalista a lavori maggiormente strutturati, basati sul contrappunto figura-sfondo. Lo scopo è infatti quello di attivare nell'osservatore una logica percettiva dello sguardo che tenda ad oscillare continuamente tra superficie e profondità. Infine, la ricerca artistica di Gianni Asdrubali, pittore che vive e lavora a Tuscania, indaga già dalla fine degli anni 70 la triade segno-spazio-colore, concentrandosi in particolar modo sul rapporto che intercorre tra azione e tensione all'interno dell'atto creativo. I temi trattati in queste opere sono quelli del meno, del vuoto, dell'assenza, che l'artista cerca di esplicare attraverso ampie campiture di colore nero, alternate a zone dove il bianco della preparazione della tela viene lasciato a vista. I segni tracciati sulle tele seguono un andamento deciso ma sempre controllato, a dispetto dell'incredibile rapidità del gesto di esecuzione, caratteristica questa assolutamente preponderante della pratica di Asdrubali. C'è un momento nel corso del Novecento in cui il segno istintivo, impulsivo, cede il passo a un segno più regolare. È il momento in cui gli artisti prendono a prestito gli strumenti degli architetti e con riga e squadra trasformano il quadro in un progetto. Ci troviamo al secondo piano dell'antico Ospedale dei Battuti. Sono passati ormai alcuni anni dalle più ampie retrospettive dedicate rispettivamente nel 1989 e nel 2007 ai due protagonisti di questa sezione di Mappe dell'Astrazione, Massimo Bottecchia e Livio Schiozzi. Di Massimo Bottecchia, che operò tra Pordenone e Milano, il visitatore potrà qui osservare un gruppo di opere datate dal 1963 all'esordio dell'attività dell'artista fino al 1980, anno della sua prematura scomparsa. Di Livio Schiozzi si è deciso di offrire una campionatura di quattro momenti della sua ampia attività di ricerca artistica. Si potranno osservare due quadri datati alla metà degli anni 70 per giungere alle fusioni in alluminio dei primi anni 90. La distanza che separa Massimo Bottecchia da Livio Schiozzi è minore a quella che intercorre tra una generazione e l'altra. Entrambi, soprattutto, sono accomunati da un rigore esecutivo assoluto, da un tratto fermo e preciso, dallo stabilire le regole compositive dell'opera prima della sua esecuzione materiale. Li accomuna la centralità del progetto. Per comprendere il lavoro di Massimo Bottecchia è utile aggiungere ulteriori termini di riferimento al più ampio contesto dell'arte cinetica e programmata, dei lavori di Victor Vasarely e di Julio Le Parc, dell'optica legato alla filosofia della percezione.
Bottecchia seppe dialogare con le avanguardie artistiche del secondo Novecento, pur mantenendo rispetto ad esse una posizione di autonomia e lateralità. Questo è tanto più vero nel momento in cui si rileggono le pagine della sua autobiografia pubblicata postuma. Qui si risale fino al postimpressionismo e al divisionismo, leggendo i nomi di Seurat, Segantini e Previati. Bottecchia evitò di utilizzare nel proprio lavoro elementi meccanici, di ricorrere a materiali extrapittorici e scelse come propri medium la china e la tempera stese sulla superficie piana del supporto in tratti finissimi. Su questa stessa superficie egli articolò il movimento delle forme. Oppure, nelle grandi opere recensiate a partire dai secondi anni 70, con una pazienza che ha pochi uguali, egli sovrappose e intrecciò reticoli di fittissime linee. Si sfruttò il contrasto cromatico, si diede l'illusione della vibrazione ottica. Completata la sua formazione presso lo studio di architettura di Umberto Nordio a Trieste, Livio Schiozzi giunse a Milano poco più che ventenne, nel 1966. Qui l'incontro con Richard Sapper rappresentò l'abbrivio della sua attività artistica. Il capoluogo lombardo ebbe una particolare importanza per Schiozzi. Qui, infatti, egli tenne alcune delle sue mostre personali più importanti e qui conobbe alcuni degli artisti con cui si confrontò: Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi e Rodolfo Ricò. Qui sono esposte due opere datate alla metà degli anni 70, una delle quali presentata in occasione della Quadriennale d'Arte di Roma. Esse si caratterizzano per la rigidità e il rigore di un disegno tecnico e geometrico. Sono eseguite a china su tela. Nelle due opere alle mie spalle, Schiozzi è interessato a cogliere una forma in movimento, che egli riporta su un fondo scandito da linee verticali e parallele. Curvilino e normografo alla mano, l'artista rappresenta in momento di entrata diagonali primo, 1974, sette elementi meccanici. Fissate su dei perni, le bielle manovelle ruotano in senso orario. In una dichiarazione dello stesso anno, Schiozzi affermò che per lui la macchina fotografica era diventata come un taccuino di appunti, ciò che gli permetteva di annotare velocemente una situazione osservata, di raccogliere dei dati su cui tornare in un secondo momento e da smontare secondo una logica interna. Una volta stampata l'immagine, egli vi sovrapponeva un foglio di carta da lucido, portava così in luce certi elementi, ne evidenziava la traccia, ne tralasciava e ne copriva degli altri. Spogliava il reale di ogni più immediata riconoscibilità esteriore. Sembrava andare alla ricerca di particolari linee di forza, magari quelle di una struttura geometrica intima. Verifiche e riprove dell'ipotesi formulata servivano per raggiungere un'oggettività dei significati, per scandagliare, affermò l'artista, il non senso apparente. Alla fine degli anni Ottanta, Schiozzi licenziò un insieme di opere, passando dal telaio alle tre dimensioni, in cui rilesse figure e strutture dell'architettura, torri, nicchie e porte. Nel successivo sviluppo della ricerca, l'artista scelse sempre un supporto di formato quadrato e utilizzò campiture orizzontali, verticali e diagonali definite da tracciati regolatori. Ne sono un esempio le opere esposte in questa sala. Cancellò superfici d'angolo, aggiunse alla superficie volumi prismatici, ragionò sulle relazioni tra colore, ampiezza delle stesure e degli apporti in rilievo. Che lavori su forme libere o su strutture rigorose, l'arte astratta non rinuncia a conservare un rapporto con la realtà, che sia naturale o che sia artificiale. In un caso come nell'altro, è un modo di proiettare uno sguardo e di far vedere in modo diverso il mondo che conosciamo.